Un importante convegno sul bullismo che scatta dall'età adolescenziale. Allora, il tema del convegno è appunto il bullismo nella condizione nel quale disturbi neuropsichiatrici, quali il disturbo di Tourette, con disturbo complesso ma anche molto diffuso, con TIC e altre psicopatologie associate, può focalizzare da parte dei coetanei delle situazioni che possono degenerare nel bullismo. Appunto, la presa in carico sia dal punto di vista medico e quindi neuropsichiatrico infantile, sia dal punto di vista delle autorità scolastiche che debbono attenzionare il problema, mettere in condizioni coetanee di capire che è un disturbo neurologico che affligge però ragazzini peraltro di intelligenza normale, può evitare condizioni di isolamento, di bassa autostima e quindi il degenerare di queste situazioni in episodi più gravi di bullismo. Perché avete deciso di organizzare questo convegno sul bullismo? Quest'anno l'Associazione Nazionale Carabinieri, le benemerite dell'Associazione Nazionale Carabinieri, nell'ambito della programmazione dell'anno sociale, hanno deciso di puntare l'attenzione sulle diversità, in particolare sulla sindrome di Tourette, cercando di far emergere l'aspetto della bellezza, della diversità, della ricchezza della diversità, perché di solito succede che se una cosa non si conosce, magari se ne ha paura, è una delle sintomatologie poi della paura sfocia anche nel bullismo. Allora, la nostra è un'azione di promozione nella società agrigentina presso le istituzioni, proprio per promuovere la conoscenza, la diffusione, la conoscenza capillare soprattutto nelle scuole, di questa malattia, in modo tale che sia i ragazzi che le famiglie siano ben accolti e non si sentano esclusi, facciano parte del contesto sociale nella misura appropriata. Chiuderà la giornata un concerto che proporrà molte arie di Mozart, che era un turettiano, così come tanti personaggi illustri, insigni, quindi Mozart, dicevo, un grande autore. Nell'ambito delle proposte del concerto avremo l'opportunità di ascoltare un ragazzo portatore di questo handicap, e da qui potrete vedere che sono dei ragazzi assolutamente normali, eccezionali. Certo, hanno dei tic al di fuori del comune, ma sono sicuramente una ricchezza per tutti gli altri. Il comune di Agrigento si fa promotore di un convegno da una tematica molto importante. Importante e delicata quella sul bullismo, la sindrome di Tourette. Sì, per la verità promotore del convegno è l'Associazione Italiana Carabinieri con la sezione provinciale. In realtà il Comune di Agrigento va a sostenere questa iniziativa importantissima che comunque riconduce al tema dell'integrazione degli alunni disabili anche all'interno della scuola e della società. È un tema assolutamente importante perché parla di disagio e quando si parla di disagio sociale è chiaro che l'ente locale ha un ruolo fondamentale nella marginalizzazione di questo disagio. In più chiaramente viene riportato all'interno del convegno il ruolo delle scuole, perché appunto si parla di disagi in età evolutiva e chi meglio delle scuole può affrontare questa tematica attraverso l'integrazione dell'alunno disabile, che peraltro è prevista nella cornice delle leggi che sono state emanate nel corso degli anni, ricordiamo la più importante, la 104 del 92, ma in realtà ancora tanta strada c'è da fare perché questa integrazione diventi ancora di più un'opportunità per le scuole intese come comunità di apprendimento.